prego. Grazie, il gol al giorno. Sì, troppo, la gioia è durata poco, però fin lì era, penso che il vantaggio era meritato perché stavamo facendo molto bene, avevamo preparato molto bene la partita, e purtroppo abbiamo preso il gol subito dopo e ci ha un po' tagliato le gambe, diciamo, fino alla fine del primo tempo. Però ricordo che giocavamo qua a Novara con degli ottimi giocatori, con un'ottima squadra. E noi siamo venuti qua a viso aperto, giocando il nostro calcio e facendo un'ottima partita. Fino alla fine ci abbiamo provato a riprendere la partita, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. E bisogna anche fare gli applausi al ragazzo che ha fatto un grandissimo gol, penso il gol dell'anno. Quindi, ma anche meriti a loro. L'acuto su punizione non è stato con quel gol. No, purtroppo se andasse sempre bene, però ci ho provato, ripeto, non è andata come doveva andare. Sarebbe quella che è uscita vicino di Crosby. Poi mai c'è un po' nervosismo in campo, spesso scaramucce fra giocatori. Ma penso che una partita, un derby, giocando Novara, Alessandro, penso che siano cose normali, però l'importante è che a fine partita tra giocatori si stringe la mano, tanto siamo giocatori esperti e non c'è niente di che. Avete fatto gol già a Novara, mi sembra? Sì, col Verona. Col Verona, no? Verona. Sì, ricordavo. L'altra porta, sì. È la seconda volta che viene a giocare contro il Novara? Ma ero venuto col Taranto. Ah, sì, già, è vero, il Coppa Italia. Quindi quasi il 100% delle... Ho preso l'incrocio dei pari. C'è stato l'incrocio dei pari. Beh, non veniva più. Ispira questa porta. Perché se no non ci si scrive. Magari viene nel suo. A posto? Sì, grazie.